Ok, ben ritrovati ragazzi in questo video tutorial sul Java. Continuiamo quello che abbiamo cominciato nel video precedente, quindi stavamo andando a leggere il nostro file di licenza per vedere appunto se la data era ancora opportuna. Facciamo una prova di lettura, quindi facciamo una system.out.println e ci scriviamo letto più quello che viene letto dal nostro lettore, dal nostro reader. Benissimo, manca qualcosa. Ah, ci vuole un try catch perché non sa se. Ok, va bene. Basta anche fare così. No, ci vuole per forza un try catch. Perché anche qui non sappiamo se riusciamo a leggere una linea oppure no. Oppure no. Perfetto, va bene. Quindi, questo lo possiamo anche togliere. Semplicemente andiamo a eseguire il nostro programma. Quindi controlla. Quello che è stato letto è effettivamente, vedete, 10 otto no, 14 ottobre 2014. Quindi, vuol dire, è stato letto tutto tranquillamente, perché questa getTime è quella che ci stampa quello dopo. E nel nostro file di licenza c'è scritto effettivamente 14 ottobre 2014. Quindi, come vedete, la data viene letta. Ora però la dobbiamo interpretare, nel senso che dobbiamo trasformarla da stringa, perché questa readline ci dà ovviamente una stringa, in data vera e propria. Quindi io direi, dichiariamoci un'altra data, la chiamiamo data letta, ok? Questa data letta sarà uguale a. Vediamo un po'. A reader.readline, ovviamente no, non possiamo fare una cosa del genere, perché questa è di tipo Gregorian Calendar e questa è di tipo stringa. Quindi dobbiamo fare una mezza conversione. Come facciamo? Vi faccio notare che quello che a noi serve per impostare una data è l'anno, il mese e il giorno. Quindi ci basta ricavare da quella stringa questi tre dati. E vi faccio anche notare che la nostra stringa ha questa struttura, cioè c'è l'anno, poi c'è un trattino, un mese, un trattino e il giorno. Quindi se noi dividiamo questa stringa quando troviamo i trattini, possiamo ricavare l'anno, poi c'è il trattino, quindi non lo consideriamo, il mese, poi c'è di nuovo trattino e c'è un'altra informazione che è il giorno. Quindi quello che dobbiamo fare è prendere quella stringa che abbiamo letto e dividerla, splittarla, si dice, in tre diverse parti quando appunto troviamo il trattino. Quindi ovviamente quello che avremo poi sarà un vettore di stringhe come risultato, perché saranno tre stringhe diverse, no? Una con l'anno, una col mese e una col giorno, e quelle là le andremo a convertire in numeri che potranno tranquillamente essere impostati nella set della nostra data letta. Quindi andiamo a fare una string temp e sarà uguale a reader.readline. Troppe parentesi. Punto split. Split vuol dire dividi quando trovi questo trattino. Ok. Quindi, dopodiché possiamo fare una data letta punto. Anzi, facciamolo così. Facciamo un int giorno, int mese, anzi, e un int anno. Quindi la prima cosa che andiamo a leggere, il primo dato è l'anno. Quindi in temp di 0 troveremo l'anno. Quindi lo dobbiamo convertire però in intero. Quindi integer.parseInt temp di 0. Quindi convertiamo questa stringa in intero e la mettiamo nell'anno. La stessa cosa la andiamo a fare per gli altri. Temp1, questo è il mese. E questo è il giorno. Quindi questo è questa parte qua. Questo è questa parte qua. E questo è questa parte qua. Vi faccio però notare, anzi vi ricordo, che dobbiamo sottrarre uno al mese. Perché se qua è 9, qua è 10. Quindi, dove cavolo stavo? Qua. Qui ci vado a fare un meno 1 al mese. In questo modo otterrò
la stessa data di partenza. Ora, data letta, la impostiamo, punto set, ci mettiamo anno, mese, giorno. Ed ecco che voilà, abbiamo la nostra data letta. Quindi togliamo questo letto. Dov'è questo letto? Mi sa che l'ho già tolto, sì. E ci scriviamo system.out.println. Data letta, giusto per verificare se la lettura è stata fatta per bene. Quindi clicco data letta. Attenzione però, lui me l'ha riscritta effettivamente come questa qua. Quindi adesso possiamo tranquillamente confrontarle. Quindi la cosa va benissimo. Vedete che lui la considera come se fosse una normale data, come quella che abbiamo scritto noi all'inizio, quindi va benissimo fatta così, perché con questo formato noi possiamo anche fare poi la differenza tra due date, che è quella che andremo a fare adesso. Quindi questa qua la possiamo togliere, adesso non ci serve più. Questo lo chiudiamo. Quindi abbiamo la nostra data letta. Questo lo togliamo pure. Con la nostra data letta possiamo andare a, vediamo un po', a fare la differenza. Quindi dobbiamo andare fuori da questo catch e facciamo la differenza tra la data letta e quella attuale. Quindi data attuale, che ci andiamo a dichiarare adesso. La data attuale, facciamo finta che sia, anzi no, facciamo proprio quella vera. Quindi date now, no, un attimo solo. Ok, questa è quella vera, quella di adesso. Quella di adesso, però facciamo che questa qui la modifico, altrimenti è proprio uguale. Facciamo che questa qui la portiamo 10 giorni 4 giorni nel passato. Quindi farò finta che sarà il che sia il anzi no, facciamo anche l'1 ottobre 2014. Ok? Vediamo. Perfetto, vediamo se qua è stata modificata. Sì, adesso è 1 ottobre 2014. E andiamo a fare una differenza con la data attuale. Quindi, come facciamo? Facciamo così. Facciamo un int diff che è uguale alla data attuale punto get time in millis. Quindi facciamo una differenza tra i millisecondi. Giusto per avere la massima precisione. Ovviamente questi millisecondi poi li dobbiamo andare a dividere ulteriormente per 1000, otteniamo i secondi. Se lo dividiamo per 1000 per 60 abbiamo i minuti, per 60 abbiamo le ore, per 24 abbiamo i giorni. E tutto questo va trasformato in numero intero. Perfetto. Quindi system.out.println differenza in giorni. Vediamo un po'. Questa la togliamo. Controllo. La differenza in giorni è di 13, infatti. Oggi è 14, qui è primo, 14 meno 1 dà 13, quindi ci sono effettivamente 13 giorni di differenza. Ora il concetto è che se questa differenza è maggiore di 10 giorni, per esempio, facciamo una system.out.println. Licenza system.out.println
scaduta. Altrimenti, la nostra licenza ancora attiva per diff meno 10. No, scusatemi, 10 meno diff. Quindi vedete la licenza è scaduta, perché la differenza è di 13. Se invece la differenza, se la data fosse diversa, quindi per esempio adesso ci metto 5 ottobre, anzi facciamo 6 ottobre, quindi questo diventa 6. Licenza ancora attiva per 2 giorni. Questo è vecchio. Vediamo un po'. Perché dal 6 ottobre ad oggi sono effettivamente 8 giorni, quindi non siamo ancora arrivati a 10 e la differenza è di 2 giorni, quindi la licenza sarà ancora attiva per 2 giorni. Ora, se la licenza è scaduta invece, noi vogliamo far chiudere il programma, mentre se è ancora attiva, vogliamo che qui ci sia appunto questa frase qua. Quindi andiamo a prenderci questa label che si chiama label, la tua licenza, che cosa brutta. Quindi questa G label, la tua licenza, che andiamo a dichiarare magari prima, perché altrimenti non la può vedere il programma. Ci andiamo a scrivere, dove sta? Label la, facciamo così, punto set text. Questo lo togliamo e qui facciamo la stessa cosa con licenza scaduta. Ovviamente lui ce lo segna come errore perché dobbiamo mettere un final davanti alla nostra JLabel, dato che la andiamo a modificare qua dentro. Benissimo, a questo punto possiamo vedere se effettivamente funziona. Licenza ancora attiva per 2 giorni. Vado a modificare la data mettendoci questo. Anzi, vedete, ci posso anche mettere qualche mese precedente. Quindi differenza in giorni 74, licenza scaduta. Ora questa cosa qua la andiamo a fare prima, cioè quando, anzi, ovviamente, qua ci dobbiamo mettere che il programma si chiude. Quindi mettiamoci una bella system.exit, che è l'istruzione per chiudere un programma. E qua ci mettiamo un numero a caso che indica lo status, ma non, lo 0 va bene, potete metterci qualsiasi numero. È un codice per dire che stiamo uscendo e basta. Ok, quindi andiamo a fare una prova. Ovviamente adesso non apparirà più questa frase, perché se si chiude, non lo vedremo proprio, si chiuderà direttamente. Ecco qua. Vedete? Se invece andiamo a metterci una una data normale, cioè non una data normale, una data più recente, anche qua si chiude. Mettiamo tipo 8, così i giorni sono di meno. Vedete? Licenza ancora attiva per 4 giorni, perché se è valida per 10 giorni in tutto, si sono passati, i 4 sono ancora in corso, quindi la nostra licenza sarà ancora valida. L'ultimo passo per questo nostro programma è prendere tutto questo codice e renderlo automatico, quindi togliendolo dal nostro pulsante, che non ci servirà più. Possiamo anche cancellarlo, e mettendolo fuori. Quindi lo mettiamo qua. Ok. E quando avvieremo il programma sarà automaticamente fatto tutto quanto. Vedete, licenza attiva per 4 giorni. Se io lo aumento, ci metto 6, vedete il programma si chiude subito perché la differenza è troppa.
questo video è tutto, ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati, ci fermiamo qui e ci vediamo nel prossimo video. A presto!